Oggi è nelle vesti anche di interprete di questo incontro, perché ovviamente sarà l'interprete ufficiale anche di Paul Cornet e potrà tradurre per noi tutto il suo intervento. Chiamo e ringrazio l'assessore Luisa Marro, che ci parlerà anche di un evento che a breve organizzeremo ad Afragola, a casa Casoria alla Villa Comunale, la prossima settimana, deformazione mia. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, grazie per essere qui, perché questo significa ovviamente che la tematica è interessante e che siete ovviamente tutti sensibili a questa tematica. Allora, io devo dire, venite un attimo, assessore, anche all'ambiente. Stiamo portando avanti un lavoro con Legambiente e l'assessorato all'ambiente, rappresentato naturalmente dall'assessore Tignola. Il lavoro che stiamo svolgendo già da qualche mese vedrà la conclusione il prossimo fine settimana, in particolar modo venerdì e sabato, perché già nel mese di maggio noi abbiamo iniziato un percorso all'interno delle scuole medie di Casoria per parlare di riciclo, di riuso. Questo percorso, dicevo, è iniziato a maggio, finirà in che modo? Finirà la settimana prossima con una settimana ancora dedicata all'ambiente e al riciclo all'interno delle scuole, con programmi che sono stati effettuati all'interno delle scuole medie. Allora, vi dico che venerdì mattina qui tutta la villa comunale sarà piena di stand di Legambiente, di Casoria Ambiente, dell'R-Plast, di pannelli solari, cioè si faranno dei piccoli laboratori per i ragazzi, quindi per cercare di sensibilizzarli, ma in maniera viva e concreta. Il pomeriggio poi, sempre qui nella villa comunale, avremo altri tipi di stand, perché abbiamo organizzato tre percorsi: il percorso ambiente e arte, il percorso ambiente e bellezza, il percorso ambiente e cucina. Naturalmente in questo lavoro, come dicevo prima, svolto con Legambiente e con l'assessorato all'ambiente, ci ha supportato anche l'associazione Libera. Tutto questo lavoro poi di venerdì pomeriggio si concluderà in serata con il concerto di Enzo Avitabile. Venerdì mattina, sabato mattina ancora, saremo in villa comunale con il mercatino della Coldiretti, che è stata appunto organizzata dall'assessore all'ambiente. Allora, credo che possiamo iniziare questa mattinata molto interessante. Chi inizia? Perfetto. Allora, primo intervento è di Casoria Ambiente, interviene il presidente per un saluto, il dottor Francesco Girardi. Casoria per fortuna è un comune virtuoso, noi anche per questo abbiamo scelto come Legambiente di organizzare proprio a Casoria l'evento della prossima settimana e questo evento per riconoscere ad un comune che ha fatto tantissimo l'impegno che ha portato avanti chiaramente in questi anni e i risultati che ha raggiunto. Siamo a oltre il 60%, è stata realizzata da voi una campagna sociale proprio quest'estate di comunicazione per dire e per fare i complimenti ai cittadini che erano stati virtuosi, perché poi il risultato è dell'amministrazione ma in primo piano dei cittadini che si impegnano quotidianamente laddove vengono messi nelle condizioni di poterla fare bene, la differenziata, e per fortuna a Casoria questo è stato possibile. Il dottor Girardi di Casoria Ambiente, presidente del Consiglio d'amministrazione. Grazie, buongiorno, vi ringrazio di essere intervenuti. Io giusto due parole, ritengo che sia interessante stamattina cogliere lo spunto che ci viene dalla opportunità di avere l'intervento del professore Cornet qui a Casoria, perché noi stiamo cercando con la nostra campagna di sensibilizzazione, ma con il lavoro che facciamo tutti i giorni con Casoria Ambiente, con tutta l'amministrazione e soprattutto con tutta la città, di cercare di far passare alcuni messaggi molto, molto brevi che speriamo nei prossimi mesi saranno i messaggi che poi sono vincenti nella strategia di approccio al miglioramento della qualità dell'ambiente della città. Sostanzialmente il principio è che noi non possiamo fare il nostro lavoro se voi non cooperate con noi. La maggior parte dei successi che noi riusciamo a portare a casa nella nostra attività quotidiana è frutto della vostra capacità di sposare la vostra città, cioè della vostra capacità di cambiare atteggiamento mentale, fare anche dei piccoli sacrifici quotidiani che però diventano per noi un elemento di miglioramento complessivo. Questo perché complessivamente la giunta, il sindaco
l'assessore, tutta la governance che nella città si occupa della qualità della vita urbana quotidiana e dell'ambiente, sta lavorando per cercare di ribaltare la situazione. Noi siamo uno dei comuni che ha una delle situazioni più complesse, se vogliamo, come contesto territoriale e come anche situazione dei comuni di signori. Ciò nonostante siamo uno dei comuni che con una popolazione sopra i 50.000 abitanti siamo tra i primi nella regione Campania per la qualità della raccolta differenziata e per i risultati che stiamo raggiungendo, tra parentesi anche in un contesto che ha una forte densità di popolazione e anche una difficoltà dal punto di vista urbanistico. Questo significa sostanzialmente due cose, che se si è convinti e si decide di lavorare con costanza, la raccolta differenziata è possibile anche nelle nostre zone, non è vero che non è possibile, non è vero che può partire, e che questi meccanismi sono dei meccanismi che non possono essere episodici, c'è bisogno di un'adesione continua e costante della popolazione. Noi sponsorizziamo questi eventi perché abbiamo bisogno di continuarvi a dire grazie ogni giorno per le attività che voi ci mettete in condizione di fare, e soprattutto perché poi su questa linea l'amministrazione lavorerà per cercare in qualche modo di migliorare non soltanto la questione dei flussi quotidiani di funzionamento del servizio di igiene urbana, ma complessivamente di impegnarsi per migliorare la qualità complessiva dei processi e della filiera. Adesso penso di dover passare la parola all'assessore Vignola e vi ringrazio per la pazienza.